Operazione verità sui conti, perché per poter pensare grandi cose in una città bisogna innanzitutto sapere da dove partiamo. Da tempo, insieme soprattutto a Massimo Brambilla, che segue e coordina i gruppi di lavoro sul programma e quindi anche quelli sul bilancio del Comune, abbiamo aspettato che arrivassero le proposte della Giunta per il bilancio di previsione. Perché noi siamo particolarmente preoccupati per l'eredità di questa amministrazione e siccome, come sapete, abbiamo grandi progetti di investimento sia sulla sicurezza sia sul lavoro, dobbiamo essere tutti consci della situazione che questa amministrazione ci lascia. Vado velocemente attraverso pochissimi dati che poi comunque trovate in cartella stampa, quindi non c'è bisogno di prendere nota. Faccio alcuni commenti e poi naturalmente siamo a vostra disposizione. La prima tavola è quella che ha a che fare con la pressione fiscale. Cioè, siamo arrivati al massimo storico. Stiamo parlando di un'amministrazione, quella Pisapia-Balzani, che da 631 milioni di tributi, chiamiamoli così genericamente, hanno portato a quest'anno a più del raddoppio. 1.349 milioni, che vuol dire un aumento di 718 milioni, che vuol dire 113% in più. Questa è la pressione pazzesca che si sta mettendo su questa città. Poche città al mondo, sicuramente in Italia, hanno fatto subire ai loro cittadini un aumento di pressione tributaria di questo tipo. Ma non è che la città si è limitata, il comune, l'amministrazione Pisapia Balzani si è limitata ad aumentare i tributi, è aumentato tutto e sono cose che certe volte non vengono rilevate dalle statistiche, perché i trasporti, di nuovo le imposte sui passi carrai che prima non c'erano, il tema dell'uso pubblico che per i commercianti, per i pubblici esercenti è veramente una cosa pesante, più 113%, il tema dello sport più 30, più 50%, quello che dicono è che dobbiamo partire sapendo che questa città è stata pressata oltre ogni limite in termini tributari e siamo, come dicevo, al record storico della pressione fiscale. Cosa c'è dall'altra parte? Perché un bilancio di qualsiasi amministrazione o di azienda è fatto di entrate da una parte e di uscite dall'altra. Ah no, una cosa più importante. Perché molto spesso quando ci dicono ma abbiamo dovuto aumentare i tributi perché sono diminuiti i trasferimenti regionali e i trasferimenti nazionali. Certo che sono diminuiti i trasferimenti regionali e nazionali, ma di 288 milioni. La pressione tributaria è aumentata di 718, quindi che non ci raccontino che tutto l'aumento che i cittadini milanesi hanno dovuto subire è causato da decisioni esogene statali o regionali, perché quello che ci ha messo di suo il Comune è ben superiore a quello che sarebbe dovuto venire automaticamente dalla riduzione dei trasferimenti centrali all'amministrazione locale. Dall'altra parte, le spese correnti, le uscite. Siamo, è il 2016, per quella che è la proposta che la Giunta fa al Consiglio regionale, sarà l'anno record, ma già gli ultimi anni sono sempre stati anni record. Hanno preso questa città con 2.252 milioni, la lasciano a 3.004.